a tutti ragazze e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video haul per quanto riguarda acquisti fatti al Black Friday e Cyber Monday. Io, se non mi sbaglio, l'ho fatti dopo il Cyber Monday. Ora proprio sicura al 100% non sono, però mi ricordo che l'avevo fatto i primi di dicembre, questo ordine, e avevo acquistato alcune cose e poi avevo preso anche alcune caramelle. E dopo capirete di che cosa vi parlo, di che cosa si tratta. Allora, quest'ordine uno mi è arrivato e l'altro ancora non mi arrivava. Infatti dopo un paio di giorni ho mandato l'email perché sinceramente in quel momento non ci avevo fatto caso, avevo preso il pacchetto e basta. Poi come faccio di solito, io quando apro i pacchetti controllo nell'email tutte le cose che io ho acquistato e sinceramente mancavano le caramelle. Infatti ho mandato l'email che non mi hanno assolutamente risposto e dopo un paio di giorni mi è arrivato l'altro pacco. Allora vi faccio vedere il contenuto del primo. Alcuni prodotti li ho acquistati perché li ha nominati Giulia Cova e quindi li ho dovuti prendere. Allora, alcune non sono sono fatte dalla mia mente malata e le altre invece per colpa di Giulia Cova. Per quanto riguarda la mia mente malata, ho preso questo, ma sempre c'entra Giulia, ho preso questo. Questo è un fondotinta ialuronico, quindi per idratante, per pelle secche e matura come la mia, ed ha un SPF 30. Allora, a me piace. Già piaceva quando ho visto la confezione. Poi ho detto, ma guarda, ma io non ho un fondotinta di By Terry, quindi lo devo acquistare per forza. E questo è il pack. Ora, voi mi dovete dire che a voi non piace. Cioè, già il pack è bellissimo. È a base acqua, vedete? È bellissimo. Lo dovete... lo dovete agitare, è un idratante, è un fondotinta idratante. Vediamo se dice qualcosa che vi posso dire anch'io. È un fondotinta liquido, trattamento perfezionatore, copertura su misura e idratazione a lunga tenuta, più comfort, quindi è ottimo, devo dire. Quindi io esigo tra virgolette da un fondotinta una poca coprenza, ma che sia abbastanza idratante, che non mi faccia vedere le pellicine sul viso. Quindi sono convinta che sia un ottimo fondotinta. Dice ovviamente di agitare bene prima dell'uso. 30 ml di prodotto e la scadenza è 12 mesi, quindi da provare assolutamente. Quindi, perché ho preso il fondotinta? Perché Giulia Cova ha ripetuto inesorabilmente, quindi ti è entrata nel cervello, la sua cipria, che è sempre di By Terry ed è Hyaluronic Hydra Powder. Quindi dice che questa cipria pialla come se non ci fosse un domani, quindi io l'ho presa, anche da abbinare ovviamente al fondotinta. Quindi tramite questa cipria ho dovuto prendere il fondotinta. Che fa, non lo prendi? E ho preso questo. Questa è la cipria. Io sono amante di ciprie in polvere libere perché mi piacciono tantissimo. E questa è translucent, se non mi sbaglio. E vediamo se dice qualcosa anche qua, così ve lo vi dico qualche cosa. Allora, questa è una powder per quanto riguarda il viso. È una cipria trattamento extra levigante, correzione multizone, rughe, pori, difetti, effetto matte. Quindi è la mia cipria. Allora, io la volevo prendere da Sephora, ma costava 40 euro. Io l'ho presa da Look Fantastica a un prezzo inferiore. In caso poi vi metterò la mia la lista dei prodotti che vi faccio vedere con i relativi prezzi, perché io l'ho presa proprio di meno, ma veramente di meno. Poi un'altra cosa che aveva parlato per quanto riguarda di cipri e tutto, l'ho dovuta prendere, ragazzi, l'ho dovuta prendere, capitemi, perché avendo una pelle matura queste cose si devono fare. Allora, io non so se mettere i capelli così o lasciarli indietro.
Però indietro si vede troppo il mio viso. Scondiamo. Allora, sto scherzando. Ovviamente quelli che cadono li buttiamo. Allora, riprendiamo il tutto, e anche questa fa parte dei consigli di Giulia Cova, e lei aveva detto di... se non mi sbaglio era questa, comunque la cipria di Siate. Questa è Siate London. Lei nomina sempre gli ombretti in pot, se non mi sbaglio. E io avevo preso dei rossetti liquidi che quando premete le labbra escono dei glitter. Volevo prendere gli ombretti, quelli là che lei nomina spesso nei pottini, ma sinceramente non mi sono piaciuti i colori che c'erano e quindi non l'ho voluto prendere. Comunque, questa è una cipria che lei ne parla tantissimo e dice che è ottima, specialmente per le persone di una certa età, e qui dice di lasciarlo 3-5 minuti, nel senso per fare il baking e poi toglierlo. Io ovviamente la proverò e vi farò sapere. Io per quanto riguarda le ciprie, sinceramente mi piacciono e come vi ho detto poco fa, specialmente mi piacciono le ciprie in polvere libera. Questo è il pack tutto dorato, vedete c'è un fiocco, e poi questo non so se si vede. È la cipria. Questo è il pack. Ve la faccio vedere anche così. Non so se si vede. Questo è il pack. È tutto dorato, quindi si vede malissimo. Comunque la scatolina è molto molto bella e sicuramente la terrò perché mi piace tantissimo. Proprio cute. Sarebbe carina in italiano. Poi un'altra cipria, questo però non mi ricordo se l'aveva detto lei, comunque la volevo provare. È una cipria. È una cipria di Anastasia ed è la Translucent. Stefania italiano, ok. Avendo preso il fondotinta di Anastasia Beverly Hills, ovviamente volevo accoppiare la cipria perché ho comprato diversi fondotinta e in alcuni li ho accoppiato la cipria, gli altri primer, gli altri basta. E quindi ho preso questa cipria che è la Translucent ed è una loose setting powder. A me non piace quando parlano in quella maniera, ma comunque. Ed è questa, ed è la cipria di Anastasia. Anche questa è in polvere libera, come vi ho detto, a me piacciono tantissimo e quindi la voglio provare proprio perché sono molto curiosa di sentire se è buona oppure no. Io ho quella che ho amato di più in assoluto è stata quella della Elf ed era sempre una Translucent, ma vi parlo di tanti anni fa perché quando uscì Elf, che nel senso se potevamo acquistare Elf proprio dal loro sito, e io avevo preso la Translucent. Figuratevi che avevo preso il pottino quello piccolo, e poi invece negli ordini successivi avevo preso due o tre di quelle grandi proprio perché mi piaceva tantissimo. Quella che invece mi sta piacendo adesso è quella di Astra, che sinceramente è ottima. Poi una cosa che ho preso, infatti. Questa cosa, il fatto del pack in trasporto, viaggio, eccetera, eccetera, perché se non capite il motivo, io avevo fatto un ordine da Maki Beauty e avevo preso le mist di Essence, se non mi sbaglio, Essence o Catrice, non mi ricordo, e mi diceva di pagare un supplemento per questi prodotti in viaggio. Mi sembrava una cosa strana, ma comunque. Non le ho prese perché sinceramente 20 euro in più per tre prodotti mi dava fastidio prenderle, quindi non le ho prese. Questo per dirvi che da Look Fantastic mi è arrivato un prodotto sempre liquido, perché è liquido, ma comunque. Questo è un prodotto per pulire i pennelli. L'ho visto utilizzare in alcuni makeup artist americani e quindi l'ho voluto prendere proprio per provare anche altri prodotti. E questo è l'unica cosa, diciamo, più particolare che è vegano a confronto agli altri prodotti. Lo voglio provare proprio per vedere se mi piace oppure no. Non ho sentito l'odore perché non l'ho aperto, perché devo finire l'avio che io ho aperto. Non c'è scritto, cioè ci sono tutte le lingue del mondo, ma tranne l'italiano, perché chi se lo caga?
No, non c'è scritto in italiano. Comunque è quello per pulire i pennelli. Vi farò sapere anche di questo. L'ultimo prodotto della scatolina che buttiamo è un fondotinta della NARS. Questo me lo volevo regalare per il compleanno, ma siccome mi hanno preceduto gli altri dandomi i soldi, l'ho voluto prendere. Allora, io volevo prendere quello. Non mi ricordo adesso come si chiama, comunque la boccettina è molto più lunga, però leggendo le definizioni per quanto riguarda le descrizioni per quanto riguarda questo fondotinta non erano proprio adatte a me perché la coprenza era alta, era full coverage, quindi sinceramente non era adatta a me perché io non ho l'esigenza di volere un fondotinta full coverage, eccetera, eccetera. E ho preso lo Sheer Glow Foundation ed è un fondotinta illuminante e trasparente, infatti è un fondotinta naturale brillante, qui c'è scritto. Vediamo se c'è scritto altre cose. No, niente, perché ci doveva essere altre cose. Io ho preso la colorazione Light 2,5 Yukon. Per sapere la colorazione e tutto, ho utilizzato il sito che mette sempre Licorice Beauty per aiutare chi diciamo deve acquistare online, che è un sito sempre di Sephora americana che vi aiuta se voi avete un fondotinta che per voi è l'ideale, vi aiuta a scegliere il fondotinta giusto per voi, la colorazione giusta per voi. Questo è il fondotinta e dovrebbe essere la giusta colorazione per quanto mi riguarda, perché non è né chiaro, cioè né rosa né giallo, ma dovrebbe essere un colore neutro, perché a me stanno bene i fondotinta di colore neutro. Comunque, questo è per quanto riguarda gli acquisti di Look Fantastic. Adesso andiamo alla box dove ci sono le caramelle. Cosa sono le caramelle? Sono queste qua. Allora, a parte il profumo che emana questa confezione, una cosa esagerata. Allora, queste sono le caramelle che vengono vendute da Look Fantastic e loro vi dicono che potete acquistare queste caramelle, non mi ricordo se era 25 euro tutto questo, e poi diciamo regalare una confezione di questa tipo singolarmente a 5 a 6 persone, perché sono 6 le caramelle, sono 3 e 3, 6, sì, 6, sono 6 caramelle. Tipo, potete prendere questa confezione di 25 euro e regalarla a 6 persone diverse. E devo dire che è un'ottima idea come regalo. Ovviamente andiamo a vedere cosa c'è all'interno. Apriamo questa, che è la prima che ho preso. Questo ovviamente li metterò nella mia postazione. Cioè, sto mettendo così tante cose che mi sa che esco io e rimangono i make-up qua dentro. Allora, non mi ricordo cosa c'era sinceramente perché avevo fatto quest'ordine e poi non ci ho fatto più caso. Questo è Aromatherapy, Forest Therapy. Ed è il prodotto che fa un profumo particolare. Ah, è un olio da massaggio. Mamma mia. Lo devo far odorare a mio padre. Non so se è un profumo che lui si ricorda qualcosa. A me ricorda tantissimo questo profumo, non lo so. Comunque è un olio da massaggio. Sì. Bellissimo. Comunque ottimo. Poi andiamo in un'altra scatolina. Questi sono buoni come prodotti comunque. C'erano dei feedback abbastanza buoni per tutti questi prodotti. Sono tutti incartati così, non li ho visti perché non volevo aprirli. The Elemist Pro Collagene Oxygenating Night Cream, quindi è una crema anti-aging per quanto riguarda la notte ed ha 6 mesi di scadenza. Prodotto 15 ml di prodotto, quindi proviamo anche questa. Poi andiamo con quella viola. E c'è una boccettina, vediamo cosa c'è. Ed è di questa marca. Che cos'è? Non c'è scritto che cos'è.
È una Moringa Cleansing Balm, quindi è un balm. Poi ovviamente vi scriverò quello che è realmente, perché sinceramente non lo so. Quindi poi vi scriverò che cosa è questo prodotto. Poi andiamo avanti. Quindi si tratta tutto di skincare in poche parole. Ah, c'è il fogliettino all'interno, non l'avevo visto, vediamo. Quindi c'è anche in questi. Ah sì, c'è. Vediamo se c'è la descrizione. C'è in ognuno. Nail polish. Comunque, forse è meglio che vi metterò proprio a che cosa serve. Poi abbiamo questa. Cosa sarà mai? No, una palettina. Una palettina di Sleek Palettis. Tagliamo, vediamo. Questa è la palettina. Che bello, questo mi piace come cosa, perché ovviamente non ho... Ah, bello. Allora, abbiamo una terra, un illuminante e un blush, molto molto carino. Non sono colori che a me piacciono su di me, però devo dire che è ottima. Questa sicuramente la regalerò a qualcuno. Ed è la Light 373, per chi vorrebbe sapere la colorazione. Poi andiamo avanti. Abbiamo la penultima cosa, sempre nel cubetto. Ed è questo cream mine, ah, una crema per le mani, se non mi sbaglio, o no? Crema, sì, manos. Crema mani. Questa è una crema mani molto molto bella. L'ultima caramella, vediamo cosa ci regala quest'ultima caramella. Una scatolina, quindi make-up una cosa soltanto. Abbiamo di Illa Masca. Cosa abbiamo di Illa Masca? Hydra Veil, quindi è un gel idratante. Forse è quello che ho visto da una ragazza. Dovrebbe essere un gel idratante per il contorno occhi. Dicono che è fantastico. Veramente c'è, è questo. Cioè, se questo... questo pacchetto è la vita, veramente. Devo vedere se è questo, perché sinceramente se è questo è fantastico, perché costa un sacco di soldi questo prodotto, anche gli altri. Costa questo un sacco di soldi ed è una cosa, dice, fantastica. Tutti ne parlano benissimo, quindi non vedo l'ora di, se è questo, di utilizzarlo, perché mi strapiace tanto. Bene. Per quanto riguarda questo video è tutto, ovviamente ditemi se vi sono piaciuti i miei acquisti per quanto riguarda Look Fantastic. Questo era un piccolo haul perché già avevo dato da Sephora abbondantemente, quindi questa è una piccola parte per quanto riguarda gli acquisti per il makeup e skincare. Quindi, per quanto riguarda questo video è tutto, ditemi ovviamente nei commenti cosa ne pensate, se avete utilizzato questi prodotti e se vi piacciono. Io vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!